Allora, buongiorno. Iniziamo a guardare un poco quello, diciamo, la parte di programmazione, iniziando con un argomento che in teoria dovreste già conoscere tutti perfettamente, perché dovreste aver già visto in corsi, in tutta una serie di corsi precedentemente. Sono i tipi di dati astratti, gli ADT. Li avete già sentiti nominare? Domanda? No, bene. Allora, un tipo di dato astratto è una metafora. Dove posso metterlo? In qualche modo è una metafora che ci permette di mettere assieme nello stesso contenitore sia i dati sia le operazioni che noi utilizziamo per operare su questi dati. Allora, l'ADT è un modello matematico e sono estremamente utili quando noi ci mettiamo a progettare un algoritmo complesso, perché in qualche modo buttiamo una parte della complessità sull'oggetto. Questi possono essere visti come un'estensione dei normali tipi nei linguaggi di programmazione, come intero, carattere, stringa, eccetera, con in più le operazioni che io posso fare su questi tipi. Dovreste aver sentito nella vostra testa un campanello fare Bing e dovrebbe esservi immediatamente venuto in mente le classi. Allora, le classi sono sicuramente una possibile realizzazione del concetto di tipo di dato astratto. Ma pensare in termini di ADT, affrontare un problema in termini di ADT, non è necessario utilizzare un paradigma classi. Si può tranquillamente organizzare i propri algoritmi in termini di ADT, lavorando ad esempio in un linguaggio che non consente le classi, come il C, vecchio stile. Io anche Fulvio, per anni abbiamo fatto il corso di algoritmi e programmazione avanzata, in cui era fondamentale il concetto di abstract data type, anche se nel C non abbiamo assolutamente classi, eredità, eccetera. Comunque, sicuramente le classi, conoscendo voi le classi, il concetto di dato astratto è un qualcosa che dovrebbe esservi estremamente familiare, estremamente noto, diciamo. Qualcosa con cui siete già abituati ad avere a che fare. Si parla di tipo di dati astratto perché il termine astratto sta a significare che noi vogliamo definire in modo preciso quali sono le operazioni che noi intendiamo fare sui dati, ma non abbiamo intenzione di entrare nei dettagli di come queste operazioni sono poi realizzati. Quindi non vogliamo entrare nei dettagli dell'interfaccia, nei dettagli dell'implementazione, ma vogliamo limitarci all'interfaccia. Da questo punto di vista, gli ADT si sposano abbastanza bene con il concetto, in un linguaggio come il Java, di classi astratte o interfacce. Semplicemente io mi limito a dire quali sono i metodi, che cosa dovrebbero fare, ma non do dettagli su come questi sono implementati. In teoria, perché poi in realtà non posso completamente prescindere dall'implementazione. Alcuni dettagli, alcuni concetti dell'implementazione sono talmente importanti che devono essere noti anche a livello di ADT, ed sono quelli che mi permettono di scegliere un ADT piuttosto che un altro. Allora, ti si potrebbe chiedere perché studiare gli ADT, ma dal momento che noi già conosciamo, voi già conoscete un linguaggio che supporta le interfacce e le classi astratte, sicuramente non abbiamo intenzione, non è nostra intenzione in questo corso, di spingervi a crearvi i vostri ADT. Creare i propri ADT è un'operazione complicata, va fatta con particolare attenzione, è sicuramente lunga, deve essere fatta, diciamo, da professionisti in qualche modo. E il punto è che i diversi ADT che esistono disponibili hanno ognuno alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. Ed è essenziale dal vostro punto di vista
decidere quale utilizzare nei vari problemi che vi trovate ad affrontare. Allora, il decidere quale ADT utilizzare, per decidere quale ADT utilizzare bisogna avere un'idea di come gli ADT vanno progettati e di che cosa sta dietro al concetto di ADT. E questa è la ragione per cui proveremo a entrare un poco dentro la definizione di tipi di dati astratti. Un famoso programmatore, che devo dire non avevo mai sentito prima di fare i lucidi sugli ADT, dice che quando uno progetta un programma, la cosa fondamentale prima è definire le strutture dati. Una volta che io ho definito le strutture dati, tutto il resto del codice è praticamente colla, piccola roba che io riesco a scrivere in modo molto molto semplice. Quindi il nucleo, quando io affronto un problema, è definire quali strutture dati uso. E per poter usare e definire quali strutture dati uso, devo sapere vantaggi e svantaggi delle strutture dati che ho a disposizione, dove strutture dati sta a significare tipi di dati astratti. Quindi l'obiettivo di imparare gli ADT in realtà è una specie di meta obiettivo. Io non ho intenzione di imparare a costruire un ADT, ma voglio imparare quello che devo imparare per costruire un ADT, e questo può fornirmi una visione in qualche modo più chiara e più utile per decidere quale effettivamente implementare e utilizzare. Allora, esistono, il concetto di ADT è talmente importante ed è talmente utile, è stato utilizzato in svariati linguaggi, che esistono praticamente tutti i linguaggi ad alto livello rendono disponibili degli ADT, togliendovi quindi il fardello di dover scrivere le cose, le strutture dati più elementari. Ad esempio quella che viene chiamata la Standard Template Library in C++ o la Java Collection Framework in Java, ma praticamente ogni linguaggio serio, fra virgolette, ad alto livello, contiene al suo interno una serie di ADT già definiti, built-in, o direttamente o sotto forma di librerie, comunque utilizzabili e standardizzate per i programmatori. Allora, se possiamo pensare a quello che deve essere un ADT molto, molto generico, diciamo che pensando a un ADT come un qualche cosa, come un contenitore che contiene oggetti, non preoccupiamoci di quali siano questi oggetti. Sicuramente l'ADT deve fornirci un metodo, un sistema per aggiungere un oggetto, rimuovere un oggetto, beh, molto spesso, a volte no, si possono costruire ADT in cui non si possono rimuovere oggetti, però diciamo che un ADT simpatico potrebbe avere un modo per aggiungere un oggetto, per rimuovere un oggetto e per trovare, recuperare o comunque accedere a un qualche oggetto all'interno. Altre funzioni assolutamente comuni a tutti gli ADT che gestiscono masse di oggetti sono le funzioni per controllare se il mio insieme è vuoto, ad esempio, oppure se il mio insieme è pieno, se questo ha un senso, perché potrebbe non avere un senso, potrei avere un insieme che non si riempie mai, dove mai va sempre preso nel senso informatico, non nel senso filosofico, vuol dire che prima o poi si riempie perché è finita la memoria, perché è finita la corrente, comunque, ma teoricamente posso continuare ad aggiungere oggetti senza dovermi preoccupare di quanti ce ne sono. E poi tendenzialmente potrei aver bisogno di un metodo per recuperare una parte di questi oggetti o per fare delle operazioni sopra questi oggetti. Allora, facciamo un esempio di possibile ADT. Molto, molto semplice. Immaginiamoci il sacco dei regali di Babbo Natale. Allora, noi abbiamo soltanto tre funzioni. Uno è inserisci un giocattolo. Un'altra funzione è togli un giocattolo. E la terza funzione è conta quanti giocattoli ho.
Allora, ad esempio, inserisce un giocattolo, vuol dire prende un giocattolo e le mettono nel sacco. Ovviamente possono esserci duplicati, perché due bambini diversi possono desiderare lo stesso gioco e quindi Babbo Natale va in giro con due copie dello stesso gioco. Rimuovere il gioco per darlo a un bambino, contare quanti sono i giocattoli all'interno del sacco. Possibile implementazione. Inserisco un gioco, tolgo un gioco, conto i giochi. Quando mi viene chiesto di contare i giochi, mi metto, conto quanti giochi ci sono nel sacco e restituisco l'informazione all'utente. Questo è spaventosamente poco efficiente. Ci rendiamo conto che questa qui è un'implementazione che assolutamente non è accettabile, perché tutte le volte che io chiedo quanti giocattoli ci sono, li devo contare. Se nei giocattoli ne ho veramente tanti e devo contarli molto spesso, passo tutto il mio tempo di calcolo a contare i giocattoli. Quale potrebbe essere una soluzione per evitare questo di dover contare i giocattoli ogni volta? Perfetto, il vostro collega ha detto una possibile soluzione. Chi sta sentendo la registrazione non l'ha sentita. Una possibile soluzione è questa, ed è tutte le volte io mi tengo un conto di quanti sono i giocattoli all'interno del mio sacco, perché tutte le volte che inserisco un giocattolo aumento uno, tutte le volte che tolgo un giocattolo diminuisco uno, e quando mi chiedono di dire quanti giocattoli ci sono, semplicemente dico il numero che trovo scritto sul foglietto che sta contando quanti giocattoli ho in quel momento. Dall'esterno, volendo guardare l'interfaccia, se volete, della funzione, io ho sempre le tre stesse funzioni. Però chiaramente c'è una differenza fondamentale, perché il tempo e le performance di una delle due implementazioni è completamente diversa rispetto all'altra. Quindi è vero che gli ADT non specificano i dettagli dell'implementazione, della realizzazione di quello che io sto facendo, però alcune informazioni su quali sono gli algoritmi che vengono realizzati sono assolutamente essenziali. Voi dovete conoscerle per poter scegliere quale ADT prendere. Se ricordate, ma adesso le rivedremo meglio, le Java Connection Framework, voi avete che la stessa classe lista può essere implementata in modi diversi. Allora, bisogna sapere, anche senza entrare, soprattutto senza entrare nei dettagli, però bisogna avere un'idea di quali sono le implementazioni possibili della lista, di quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle diverse implementazioni, per poi scegliere quale ha senso usare nello specifico problema che stiamo cercando di risolvere. Quindi, è vero, possiamo ignorare l'implementazione, ma una serie di informazioni sull'algoritmo sono essenziali. Quindi possiamo ignorare i dettagli dell'implementazione, non possiamo ignorare l'implementazione. La struttura generale dell'implementazione dobbiamo conoscerla. In particolar modo dobbiamo conoscere la complessità delle operazioni che vengono realizzate dal nostro ADT. E il concetto di complessità è uno dei concetti che vedremo in questa lezione. Allora.